Chi è Massimo De Donno? Caspita, questa è davvero una domanda difficilissima, io me la faccio da tutta una vita, perché devo ancora capire chi sono veramente. Penso sia la domanda in realtà più difficile che un essere umano si fa e che tutti quanti si fanno. Se dovessi dare una risposta così un po' più superficiale, mi verrebbe da dire che sono uno studioso, in primis, sono una persona che sta cercando di portare un contributo nella propria società, sono un papà, sono un compagno, sono sicuramente un buon amico. Beh, non lo so, tante cose e mi viene difficile obiettivamente definirmi in poche parole. Come nasce Genio in 21 giorni? Allora, Genio in 21 giorni è innanzitutto il titolo di un manuale sulle tecniche di apprendimento che io e Giacomo Navone abbiamo scritto nel 2012, editato da Sperling e Kupfer. Era un po', diciamo, lo stato dell'arte sulle tecniche di apprendimento, quindi abbiamo cercato di fare una sintesi e condensare insieme tutta una serie di strumenti e tecniche che danno la possibilità a chi le applica chiaramente di avere degli ottimi risultati nell'ambito dell'apprendimento. Da qui poi abbiamo scelto nel 2016 di dare il nome al corso che teniamo ormai da tanti anni e che si è evoluto chiaramente in questi anni al punto oggi da diventare un vero e proprio strumento di miglioramento per le proprie performance nello studio, nell'apprendimento, nello studio delle lingue, perché siamo in grado di cucire addosso alle persone un vero e proprio metodo di studio. Che risultati avete ottenuto? Allora, il primo risultato grandissimo dal mio punto di vista è che ognuno di noi impegnato in questo progetto, quindi nel cercare di rispondere a questa esigenza delle persone, cioè di imparare a studiare, è stato che in primis siamo diventati noi degli studenti migliori, quindi questo secondo me è il primo grande risultato. Ci sono delle cose di cui sicuramente essere estremamente soddisfatti, perché ad oggi questo metodo viene insegnato in 5 paesi nel mondo e ci sono sempre più persone che ci chiedono di lavorare con noi, di poter imparare a trasferire questi metodi, questi strumenti che sono realmente molto efficaci. Che impatto ha nella sua vita? Ecco, l'impatto di Genio è molto ingombrante da tanti punti di vista. Per me è un po' una creatura a tutti gli effetti, è anche un progetto, è anche uno stile di vita, un modo per dare più significato addirittura alla mia esistenza, perché sposa perfettamente quella che è la mia mission di vita. Cos'è per lei il successo? Glielo chiedo sempre perché anche da un punto di vista imprenditoriale, no? L'Italia è abituata a imprenditori di un certo tipo, no? Berlusconi, Agnelli. Invece oggi siamo in una nuova era, siamo entrati nella Terza Repubblica. Allora, per chi come lei fa impresa, che cosa vuol dire il successo? Naturalmente sul successo ognuno ha la sua opinione, la sua visione. Dal punto di vista grammaticale, secondo me, bisogna sempre ricordarsi che successo è il participio passato di succedere. Quindi, in un certo senso, tutto quello che abbiamo fatto accadere nella nostra vita è il nostro successo, nel bene o nel male, da qualunque cosa si può imparare, apprendere e migliorarsi. Ma proprio in questo senso che io definisco il successo è esattamente la misura del miglioramento che hai avuto, della crescita che hai fatto, di quello che hai imparato. Sostanzialmente per me il successo è la realizzazione e non ci può essere realizzazione senza il continuo e costante miglioramento. Quando è che ha capito di aver imboccato la strada giusta? Quando ha detto a se stesso ci siamo? Allora, non lo so se abbiamo imboccato la strada giusta, magari la strada giusta dobbiamo ancora trovarla. Quello che mi fa essere sicuramente molto soddisfatto e mi fa sentire una grande gratificazione e quando, sin dai primi tempi, da quando facevo proprio l'istruttore sul campo, vedevo i ragazzi, vedevo professionisti che riuscivano a fare cose che fino a qualche giorno prima gli sembravano impossibili o a distanza magari di mesi dal corso portavano a casa dei risultati che per loro erano davvero inimmaginabili e vedevo negli occhi di queste persone che eravamo riusciti a portare una scintilla, una luce che a volte vedi solamente nei bambini, quando da bambini abbiamo un desiderio innato nel voler scoprire, nel voler imparare. A volte poi questo amore per lo studio un po' si perde, un po' magari a causa di qualche delusione,
a volte a causa del, non so, del sistema, magari diciamo così, pedagogico dei nostri genitori oppure dei nostri insegnanti, la scuola a volte non ci mette molto a nostro agio con l'apprendimento. Eppure apprendere è davvero una delle azioni più importanti della vita di un uomo e di una donna. Perdere il desiderio di apprendere è un po' come per un, come per un animale, un cacciatore animale, perdere l'istinto, a perdere l'amore per la caccia. Inevitabilmente un predatore che smette di cacciare muore, così un essere umano che smette di avere voglia di crescere, di migliorare, di imparare, lentamente muore. So che lei è padre, parlava poco fa di bambini, ecco, che cosa significa essere padre? Essere padre è un'esperienza assolutamente straordinaria, così complessa che è impossibile descriverla semplicemente a parole e bisogna viverla. Essere padre in realtà è una cosa che negli anni mi ha molto spaventato. Desiderato tantissimo essere padre, tutta la mia vita ho sempre pensato che avrei avuto dei figli, allo stesso tempo una grande paura, e di sicuro devo dire che non mi ha aiutato molto a superare questa paura il fatto di aver conosciuto davvero centinaia, forse addirittura migliaia di ragazzi, migliaia di studenti. Ho notato proprio come in realtà ogni figlio vive una storia in cui in qualche modo il genitore o i genitori rappresentano ad un certo punto un ostacolo da superare, qualcosa da accettare, da imparare ad amare. Perché quando si è bambini, si è dipendenti e si ha così bisogno che quell'amore è quasi in un certo senso scontato, ma crescendo ci si trova in un altro rapporto, tutti quanti avranno insomma vissuto qualche problematica da ragazzi, e vedere come in realtà da genitore qualunque cosa tu faccia sbagli, perché ci sono sempre figli che si lamentano di qualunque cosa da parte dei genitori, non mi ha molto tranquillizzato, però mi ha fatto imparare una lezione importante, cioè che bisogna portarsi a casa quest'idea per cui ti puoi impegnare quanto vuoi, ma come la farai la sbagli, allora bisogna prenderla un po' con più leggerezza e godersela, godersi certi momenti, godersi il suono della voce di tua figlia che ti chiama papà, godersi quegli occhi. E io non lo so, io quando vedo le braccina delle mie figlie così dico, ma lì ci sono delle molecole, c'è delle cellule che non esistevano, sono nate per una nostra scelta. Insomma, è magico. Essere padre è una cosa stupenda, un grande insegnamento nella vita. Che cosa significa invece per lei essere un professionista e un bravo professionista? E le chiedo se lei metterebbe in correlazione un po' il ruolo del padre con quello del professionista. Assolutamente sì, perché un professionista deve avere l'atteggiamento del buon padre di famiglia nei confronti delle persone con cui lavora, dei suoi quindi collaboratori, dei suoi colleghi e soprattutto dei suoi clienti, cioè delle persone per le quali vuole mettersi al servizio. Per me un professionista vero è una persona che fa la stessa cosa sempre meglio, cioè impegnandosi a farla sempre meglio, perché uno che fa da 30 anni la stessa cosa non è necessariamente un esperto se la fa sempre uguale. Invece in pochi anni, ma di impegno, di esercizio volto al miglioramento di quello che si fa, si può realizzare un grandissimo livello di professionalità. E secondo me un altro aspetto fondamentale dell'essere professionali è avere il desiderio di superare sempre le aspettative dei propri clienti. E anche quando ragioni molto, lavori molto con la testa, non dimenticarsi mai della relazione che hai con le persone, del voler bene, cioè nel senso del volere il bene delle persone che entrano in contatto con te. Per me un professionista è tante cose, è una persona che sa usare bene la testa, che sa usare bene il cuore, che sa prendersi a cuore le persone con cui ha interazioni e che si impegna a crescere e migliorarsi costantemente. Senta, supponiamo che lei guardi negli occhi suo figlio e gli debba spiegare perché la sua azienda, perché Genio in 21 giorni può arricchirlo. Che parole userebbe parlando a suo figlio? Mi fa sorridere questa domanda perché ogni tanto mia figlia mi dice andiamo a Genio in 21 giorni e si riferisce all'ufficio. A volte quando è nella sua stanza che sta giocando mette tutti i peluche davanti e fa finta di fare il corso, dice benvenuti, quindi
E in realtà io penso che non avrò molte difficoltà a convincere mia figlia a formarsi, a migliorarsi, perché in realtà è normale imparare ad amare quello che abbiamo visto che i nostri genitori amavano, no? Ogni tanto mi chiedono come faccio a insegnare a mio figlio a leggere, l'amore per la lettura, e dico guarda, la cosa più semplice è farti vedere con un libro in mano e farti vedere con quello sguardo innamorato e appassionato. Se mi trovassi mio figlio e dovessi convincerlo, io spero di ricordarmi semplicemente di dirgli di usare la sua testa, perché di prendere le sue informazioni, di ragionarci e di buttarsi, perché secondo me quando incontri qualcuno o qualcosa che è lì per darti qualche strumento che può migliorarti anche solo di tanto così, ecco, non prendere quell'opportunità non è fare un torto a chi te la sta dando, ma è fare un torto a se stessi. E quindi io gli direi semplicemente di essere intelligente e di scegliere bene. L'ultima domanda gliela faccio relativamente al fatto che siamo entrati nella Terza Repubblica, c'è un nuovo governo, lei è un imprenditore, ma lei come lo vede il futuro? Ecco, questa è un'altra bella domanda. Io ho avuto, diciamo, questa tendenza negli anni, e cioè a volermi molto concentrare su ciò che è sotto il mio controllo, in particolare. Perché a volte perdersi nell'osservare gli scenari su cui abbiamo obiettivamente poca influenza è più una perdita di energia, no? Che un riuscire davvero poi a navigare in maniera intelligente. Allora penso, alla fine il futuro è l'effetto delle nostre decisioni, delle nostre azioni di oggi. Cioè tu vai a raccogliere quello che semini adesso, e allora io mi occupo di seminare bene. E questo è anche un po' l'antidoto a tutte le preoccupazioni del nostro futuro, a tutto quello che ci succede intorno, che mi succede intorno. Quindi pensare a chi ci sta guidando al governo non deve essere né un motivo per lamentarsi, né un motivo per disperarsi, né un motivo per essere particolarmente contenti o fiduciosi o ottimisti, perché tanto se non sono cose che dipendono da noi, le uniche cose che dipendono da noi sono quelle che ci dovrebbero veramente interessare e appassionare. Quindi io scelgo i miei principi e scelgo quindi di prendere decisioni e azioni in base a questi, non all'ottimismo o al pessimismo del momento. Domanda delle 100 pistole: una cosa che la rende felice e una cosa che la fa veramente arrabbiare. Ah, ok. Una cosa che mi rende veramente felice è il sentire di avere un senso, un significato, cioè il fatto di sapere che sono su una strada che è collegata in qualche modo a quello che sento essere lo scopo della mia vita. Fondamentalmente io ho questa credenza, penso che alla fine della nostra vita, quando saremo trapassati, incontreremo qualcuno che ci chiederà semplicemente una cosa, e cioè: sei contento? E io quello che mi sto impegnando a fare nella mia vita è prepararmi a rispondere a questa domanda con un bel sì, dove mi ricorderò di tutte quelle volte in cui ho fatto qualche cosa che desse significato alla mia esistenza, dove ho aiutato qualcuno a migliorarsi o qualcosa a non rimanere la stessa, ma magari insomma a essere un po' più bella di prima. Tutto qua. Quello che mi fa veramente incazzare è la perdita, a volte la perdita di tempo. Ah, una cosa che non sopporto è aspettare. Ecco, aspettare è una roba che ogni tanto cerco di insegnarlo a mia figlia, che è importante aspettare, ma obiettivamente mi sento un po' incoerente su questo, quindi aspettare di vedere realizzate le cose è una roba che... Oppure la gente che perde il tempo, il suo tempo, ma ovviamente soprattutto il mio tempo, questa è una cosa che purtroppo mi infastidisce ancora molto, devo lavorarci.